Ciao a tutti ragazzi, sono Mister L e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo di 5 curiosità che probabilmente non saprete su prodotti che vedete tutti i giorni, su prodotti o film che non vedete tutti i giorni. Allora, ci ho messo un po' di tempo a cercare tutte queste cose qui, perché non sono robe che ho tirato giù dalle wiki, ragazzi, sono proprio robe che ho cercato io basandomi sulle mie conoscenze. Quindi spero che il video vi piaccia e fatemelo sapere nei commenti. Si inizia subito. Il nome della marca di scarpe sportive Nike si basa su un edificio del Pantheon greco, chiamato Tempio di Atena Nike. Infatti, il nome di questo tempio, tradotto in italiano, sarebbe Tempio di Atena Vittoriosa. Infatti, Nike, tradotto in italiano, significa vittoria. E si sa tu e sappiamo tutti quanti che la vittoria negli sport è una cosa molto importante. Per questo, si è deciso di riprendere il nome Nike per poterlo trasformare nella firma della marca. Ho notato, guardando sul mio libro di storia dell'arte, che Anor Londo è basata sul stile gotico. Infatti, ragazzi, ho notato che Anor Londo è identica allo stile gotico del Medioevo. Inoltre, ho notato che la Basilica di San Pietro è forse l'edificio che più si assomiglia ad Anor Londo. Quindi, se conoscete bene Anor Londo, conoscete bene anche il gotico. George R. R. Martin ha dichiarato di essersi ispirato alla Guerra delle Rose per poter scrivere il suo libro Il Trono di Spade. La Guerra delle Rose era una guerra che è stata fatta in Inghilterra e che una volta finita ha fatto sì che i Tudor ottenessero il potere. I Tudor fanno parte della dinastia di Enrico VIII. Inoltre ho notato che Robert Baratheon e Enrico VIII sono praticamente uguali. Entrambi da giovani erano super pompati ed entrambi sempre da giovani venivano chiamati Principi d'Oro, ma qui non ne sono sicuro. Entrambi i ragazzi erano un po' puttanieri, infatti Enrico VIII, anche se c'erano motivi politici sotto, aveva avuto 7 mogli. Mentre Robert Baratheon si sa che fosse un gran puttaniere. Inoltre, entrambi, siccome sono ciccioni una volta diventati re, mi viene da pensare che a entrambi piacesse il vino e a entrambi piacesse abbuffarsi. Quindi penso che George R. R. Martin si fosse basato anche su Enrico VIII per potersi basare sul re Robert Baratheon. Voi tutti saprete che quando si gioca a Call of Duty, in qualsiasi gioco, ci sono due persone, i noob e i pro. Ho notato ragazzi una volta durante una traduzione latina a scuola che pro ragazzi significa avanti. Quindi ogni volta che voi, che è un complimento potremmo dire, sei un tipo avanti. Quindi ogni volta che voi dite pro in un videogioco voi state dicendo parole in latino. Io non ne sono sicuro perché questa qui invece l'ho trovata su Google Traduttore, ma pro in latino significa professionista, ma qui non ne sono sicuro. Tutti i nomi delle magie del film Harry Potter sono inventati. Tutti tranne una, cioè crucios. Infatti crucios deriva dal latino torturare e oppure affliggere. Infatti ragazzi, la magia crucios veniva di per sé usata per poter torturare persone, animali o cose. Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, è praticamente il mio primo, è la mia, è la prima, prima, prima top 5 potremmo dire. Quindi abbiate pietà nei commenti se ho sbagliato qualcosa e spero vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!